siamo all'Hotel Blu Arena di Montecchio, qui dove oggi verrà presentato il libro Valle Foglia, paesaggio con figure, che racconta in 104 pagine la storia del territorio attraverso i personaggi che qui ci hanno vissuto. Sindaco, un progetto importante che racconta la storia di questo territorio, come è nata l'idea? L'idea è nata di dover raccontare le radici storiche di questa città, di dare una pubblicazione ai cittadini, ai nuclei familiari, soprattutto quelli che vengono da fuori, che non conoscevano la storia, e poi le radici e la città futura, la proiezione di dove si va a parare per il futuro di una grande città industriale tra Pesaro, Urbino e Romagna, crocevia di quattro regioni, personaggi tutti di caratura nazionale che ci legano a Urbino, a Pesaro e alla Romagna. Penso a Giovanni Santi, i suoi rapporti, padre di Raffaello, è nato a Urbino, e Raffaello, Giovanni Santi è nato a Colbordolo, i rapporti tra Rossini e Giulio Perticari, il fortepiano alla chiesa di Sant'Egidio e Sant'Angelo in Listola. Penso a Gerolamo Genga, grande personaggio, penso a Costanza Monti, a Branca, a questi personaggi che sono sette personaggi, tutti di caratura nazionale, che fanno capire che nella storia questi due ex comuni sono messi insieme nella città di Valle Foglia, hanno radici e legami non solo con queste quattro regioni del centro Italia, cioè le Marche, l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria, ma altre realtà. Per esempio l'architetto Paciotti ha costruito a Torino, ha fatto cose anche in Europa molto importanti, e poi il tentativo attraverso gli obiettivi e le strategie della città che stiamo costruendo col nuovo piano regolatore e così via, è quello di far diventare una città industriale, una città anche che ha una storia, una cultura. Non è un caso che stiamo costruendo un nuovo teatro, che abbiamo rimesso a nuovo il Teatro Branca Sant'Angelo in Listola, il teatro si chiamerà Giovanni Santi, il nuovo teatro di 330 posti, e quindi raccontiamo la storia perché le radici sono fondamentali per guardare al futuro, e progettiamo la città futura di Valle Foglia e nei rapporti con Pesaro, con città importanti come Tavuglia, come Montelabate, come Sant'Angelo in Listola, che aveva già rapporti con Petriano, come Colbordolo, che aveva già rapporti con Montecalvo in Foglia, tutti i comuni confinanti. E l'idea è di progettare il futuro, come sta già succedendo, perché sono circa 50.000 metri di capannoni in corso di realizzazione, che dà l'idea che qui in controtendenza ci sono quasi le nascite degli anni pre-Covid, di questi due anni, molti matrimoni, e una città che è tutto un cantiere. Se uno gira va a vedere il teatro nuovo, il depuratore nuovo, il comune nuovo, le opere di privati che, ripeto, sono l'industria leader nel mondo e che danno l'idea. Per esempio pensiamo anche a un centro di coesione sociale che è uno degli sponsor, perché se questa pubblicazione si fa, se è fatta, se è realizzata, è grazie a Riviera Banca, alla Banca del Valconca, a Marche Multiservizi, a Civitas Marche, e anche alle belle fotografie. Questo libro è raccontato tutta fotografia, con poco scritto, e grazie anche alle fotografie che Biagianti, che l'ufficio stampa della provincia, ha fatto insieme a Cristina Ortolani, che è la curatrice, che noi ringraziamo, sia gli sponsor, sia la curatrice, sia la provincia, sia tutti quelli che hanno collaborato per questa pubblicazione, che sarà un biglietto da visita per tutti quelli che verranno, e è una pubblicazione di un certo livello anche per quel che riguarda i rapporti. Adesso abbiamo rapporti con tante città, c'avevamo una pubblicazione, per dirla con una battuta, per il verso, per dirgli qual è la nostra città, cos'è la nostra città, cos'era e cosa sarà in futuro. Un'opera importante, un progetto che racconta la storia di questo territorio. Cosa c'è in queste 104 pagine? 104 pagine, che precisione, sì, è vero. C'è la storia di Valle Foglia vista attraverso gli occhi, le parole, le voci, potremmo dire in qualche modo, di sette personaggi che, le cui storie si intrecciano proprio con la storia del territorio di Valle Foglia.
Sono sette personaggi che sono nati o vissuti a Sant'Angelo in Lizzola, e li sintetizzo brevemente partendo da Sant'Angelo come compaiono nel libro: Giovanni Branca, Costanza Monti e Giulio Perticari, Costanza Monti Perticari, moglie di Giulio Perticari, Terenzio Mamiani per Sant'Angelo in Lizzola, invece per Colbordolo abbiamo Giovanni Santi, padre di Raffaello Sanzio, Gerolamo Genga, architetto e anche artista tutto tondo, che ricordiamo Pesaro come autore della Villa Imperiale sostanzialmente, e Paciotti, Francesco Paciotti, architetto e ingegnere militare, che è stato forse la sorpresa maggiore nel ripercorrere le biografie di queste persone, di questi personaggi, perché ha viaggiato veramente tantissimo. Ricorrono quest'anno i 500 anni della sua nascita. Era originario di Urbino, è stato nominato conte di Montefabbri nel 1578 dai duchi di Urbino e ha lavorato veramente per tutti i più grandi signori della sua epoca, e dalla Spagna al Vaticano, al Granducato di Toscana, ritirandosi poi a Urbino in un palazzo che aveva acquistato, e la sua famiglia continuò anche a vivere anche a Montefabbri, dove lasciò delle tracce importanti. Per esempio nella Pieve di San Gaudenzio, che è la chiesa del paese, ci sono delle decorazioni che hanno fatto realizzare i Paciotti, e anche il mulino di Pontevecchio, che oggi ospita una raccolta relativa alla civiltà contadina, è legato alla loro storia perché lo acquistarono nel 600. Un altro personaggio che così mi ha molto colpito è quello che apre il libro, da Giovanni Branca, noto per aver anticipato con i suoi studi la macchina a vapore, sant'angiolese. Non c'è più la sua casa natale, ma c'è un'edicola sacra sulla strada che da Sant'Angelo conduce alla Psella, che la ricorda, anche se non è detto esplicitamente, ma testimonianze orali ci raccontano che lì sorgeva la sua casa natale, che andò a Roma a studiare, divenne architetto della Santa Casa, ma poi ebbe modo di tornare anche a Sant'Angelo. Non abbiamo tantissime testimonianze su di lui, ma per esempio un altro sant'angiolese che ci ha lasciato scritto di una profonda nostalgia verso il castello della sua famiglia è Terenzio Mamiani, anche lui nato a Pesaro e padre del risorgimento italiano, esiliato proprio dall'esilio a Parigi, dove era in Francia. Scrive al fratello della sua grande nostalgia per la strada che dal castello di Sant'Angelo porta alla fonte. Ecco, sono tutti piccoli fili ma molto molto forti che legano questi personaggi, queste persone al territorio di Vallefoglia. Un progetto importante che racconta la storia di questo territorio. Sì, la pubblicazione è redatta da Cristina Ortolani con le foto di Filippo Biagenti, insomma è un punto importante in cui l'amministrazione ci teneva, perché è un percorso che viene da lontano, quello di valorizzare il territorio dal punto di vista culturale, ambientale, insomma l'inaugurazione di diverse cose, del Teatro Sant'Angelo in Lizzola, Teatro Branca, piuttosto che il Museo di Venanzi, sempre a Sant'Angelo, o il Museo della Civiltà Contadina a Pontevecchio, quindi è un patrimonio culturale importante che andava raccolto in una pubblicazione. E quindi in questa pubblicazione ci sono, oltre ai personaggi illustri, famosi del nostro territorio, ci sono anche tante immagini, tante fotografie che raccontano il paesaggio meraviglioso a partire dai nostri borghi, i nostri campanili, piuttosto che le zone residenziali e lavorative di tutti noi. Sono 1500 copie stampate, disponibili in biblioteca, quindi è un obiettivo importante che ci siamo prefissi e abbiamo raggiunto. E quindi farà conoscere la città di Vallefoglia al di fuori del nostro territorio, ma anche per i nostri concittadini sarà un momento di riflessione sul valore delle nostre cose che abbiamo, è molto importante.